Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faccio un piccolo haul di cose acquistate da Tiger. E sono andata perché appunto ho visto su internet che c'erano un sacco di cose interessanti, almeno per me, e soprattutto avevo veramente tanta voglia di un giro da Tiger, cioè era da penso fine 2019 che non mi capitava di andare. E quindi non lo so, avete presente quella sensazione di astinenza? Scherzo, naturalmente scherzo. E comunque no, in realtà mi trovavo da quelle parti e quindi ho fatto volentieri un giro, incentivata appunto da queste cose che ho visto su internet che potevano interessarmi. Dunque, inizio a togliere alcune cose perché ho acquistato cancelleria e non. Vi faccio vedere prima le cose che non sono di cancelleria e poi passiamo a quello che per me è la parte più succulenta, diciamo così. Allora, ho acquistato questo set di provette, questo set di provette tipo per fare il piccolo chimico. Allora, in realtà l'ho comprati perché vabbè, non lo so neanche io bene bene perché comunque in realtà mi attiravano già da tempo perché io sono insegnante di sostegno, quindi non lo so, ho sempre l'impressione che potrebbero tornarmi utili nel mio lavoro qualche volta, anche se diciamo che questo tipo di attrezzatura a scuola c'è anche, cioè ci sono attrezzature professionali spesso anche per fare esperimenti di chimica, quindi proprio questi magari non sono necessari, non mi serviranno mai, però boh, sono piccolini e ho pensato di comprarli. Poi ho comprato due strumentini di legno, così, un po' così a corda, e io faccio collezioni di questi strumenti, tipo strumentario Orff, mi piacciono veramente molto. In realtà quelli di Tiger non mi piacciono tutti, però insomma li compro spesso. E poi ho comprato anche questo. Ce n'era anche un'altra tipologia, però quello ce l'avevo già e quindi ho comprato questo che è tipo, si chiama in inglese Musical Washboard perché appunto assomiglia al, non mi ricordo come si chiama in italiano, appunto comunque al dove si strofinavano i panni una volta per lavarli a mano, e quindi mi piacciono veramente tantissimo. C'era anche un altro colore questo, e quindi ho comprato questi due. C'era poi anche c'erano anche le campane tubolari, ma quelle proprio non mi sono piaciute per come erano fatte, quindi le ho lasciate là. Insomma, questi strumenti a me piacciono molto, soprattutto penso che mi torneranno anche utili perché comunque io di base ho una formazione musicale e quindi li compro anche per questo, naturalmente, però fondamentalmente faccio un po' la collezione. E poi ho comprato questa perché non lo so bene neanche io, comunque in pratica sarebbe una macchina da cucire tascabile. Non ho idea se funzioni, se non funzioni. Questo immagino dovrebbe essere il contenuto. In realtà non l'ho neanche aperto, vi dico. Cioè, devo essere sincera. Boh, mi ha incuriosito e ho scelto di comprarla. Poi magari vedremo se funzionerà. Io c'è da dire che non ho mai utilizzato neanche una macchina da cucire normale, quindi non ho idea di come funzioni. Figuriamoci questa qua, questo penso che sia più complicata. Che è più facile, ecco. Comunque, allora, è fatta così, sembra una cucitrice praticamente. Fatta così. Qualora volesse vederla. E ci sono dentro queste cose. Non entro nel merito perché non ho idea di come funzioni. Già, ripeto, anche una macchina da cucire normale, quindi figuriamoci se ho una qualche idea di come funziona questa. C'è un rocchetto di filo, di filo nero, già incluso, e poi c'è un sacchettino per portarla con sé, troppo carino questo, e poi ci sono anche le istruzioni, quindi spero di capirci qualcosa. Comunque ci studierò su, vedremo se
riesco a ricavarci qualcosa. Ok, a questo punto rimetto tutto qua dentro. Boh, ci entra? Ma chissà, ogni tanto Tiger fa le cose un po' così, quindi non mi stupirebbe se non fosse la misura giusta. Comunque, ok, più o meno ci siamo riusciti. Va bene. Comunque, veramente piccola. Se funziona, se funzionasse anche per fare piccole cose, naturalmente, sarebbe una cosa carina. Passiamo ora alla cancelleria. Dunque, io sono andata, ho tirato, ho visto timbri molto interessanti. Nel mio Tiger non c'erano, erano dei timbri, per capirci, un po' su questo genere qui. Questo c'era quasi uguale, però proprio con gli orari. Questo invece è vuoto. Comunque erano di questo genere di legno. Questi qua, se vi interessa, li ho presi su Wish. Si trovano molto facilmente. Io in particolare ero interessata una con l'orario settimanale, però ripeto, non, nel mio tag purtroppo non c'erano, quindi ho dovuto rinunciare. Poi c'erano gli stickers per bullet. Quelli c'erano, però io ho già questi che ho preso un paio di anni fa, e grosso modo penso di sì. Ho guardato dietro, praticamente mi sono sembrati quasi uguali. Se qualcuno tra di voi ce li ha, magari ci faccia sapere se sono veramente identici o no. Io comunque questi, nonostante ce l'abbia tanto tempo, ne ho ancora moltissimi, perché ne ho usati, però li ho usati poco, perché in realtà poi nel planning non faccio grande uso di stickers, e quindi ancora ne ho molti, quindi non li ho ricomprati. Però il prezzo è veramente vantaggioso, perché sono tantissimi fogli, penso che sia identico, quindi faccio riferimento a questo. Comunque sono più di 25 fogli, orientativamente, e costano tipo 2 euro, quindi vale, cioè proprio prezzo stracciato, e sono veramente belli, e quindi ve li consiglio se andasse da Tiger. L'unica cosa che a me non fa, cioè io mi trovo benissimo, però tempo fa quando uscirono alcune ragazze si lamentavano della carta, che essendo un po' lucida, con le penne gel, se vi piacciono le penne gel, non scrive bene, giustamente viene un po' via, perché la carta è un pochino, vedete, un pochino lucidina. Però insomma, ripeto, per il prezzo sono veramente tanto belli, quindi ve li consiglio assolutamente. E quindi finalmente andiamo a quello che ho effettivamente acquistato questa volta. Non ho comprato i bullet, che se sono veramente molto belli, però per il momento ho deciso di non comprarli, tanto ormai per fortuna è diventato un pezzo abbastanza fisso dai Tiger da qualche anno a questa parte, e quindi eventualmente lo comprerò in seguito. E niente, quindi andiamo adesso a vedere cosa ho acquistato. Ho comprato queste, che non sono altro che delle flashcards. Le flashcards sono dei cartoncini, in pratica, che servono per studiare, e sui quali potete realizzare schemi, riassunti. È la comodità che appunto hanno tutti la stessa misura, sono tascabili e ve li potete portare con voi per ripassare un po' dovunque, un po' facilmente, tipo prima dell'interrogazione, cose del genere. Io amo le flashcards, sono uno strumento che uso e faccio usare anche ai miei studenti. Gliele preparo spesso io, ripeto, sono insegnanti di sostegno, però cerco di insegnargli un po' che come usarle. Poi a me piacciono perché spesso poi sono inclusive, nel senso che spesso tendono a essere uno strumento abbastanza inclusivo, nel senso che le preparate per una persona che magari ha necessità di aver facilitate tante cose, oppure di avere più schemi, più riassunti, però poi sono utili anche a tutta la classe. E quindi niente, l'ho comprata perché è molto comodo il fatto di avere tutte queste già belle tagliate a misura. Ce ne sono di vari tipi, perché vedete, ci sono quelle a quadretti, ci sono, e poi le altre sono tutte a righe, però in colori diversi, vedete, c'è azzurro, rosa, giallo. Sono veramente molto carine, e quindi l'ho comprata. Sono costate 2 euro, se non sbaglio,
appunto study cards oppure flashcards. Diciamo che queste di solito si utilizzano anche per imparare i termini. Io le trovo più indicate per gli schemi, specialmente queste, che sono appunto righe o quadri, però spesso si utilizzano per imparare i termini, i vocaboli in altre lingue. Quindi scrivete un vocabolo e dall'altro lato la traduzione, vi autosfidate a ricordarle. Non lo so, io ve le suggerisco perché mi piacciono tanto. In realtà non è niente di particolare, cioè nel senso ve le potete fare molto comodamente anche a casa, basta che tagliare dei cartoncini a misura, forarli con un foratore singolo, tipo se non butto a terra tutte cose, tipo questo qua. E poi, se volete, non è necessario, però se volete potete legarle insieme con un anello del genere, si trovano anche dai cinesi. Io questa confezione qua da 4 l'ho pagata 1 euro, quindi proprio si fanno molto facilmente. Queste le trovate di solito dai cinesi al reparto cartoleria piuttosto facilmente. E quindi comunque queste mi piacciono appunto perché sono già belle fatte, molto comode e le ho comprate. Poi ho comprato questi sticky notes adorabili per quanto mi riguarda, quindi c'è a forma di righello, a forma di block notes, proprio quelli semplici, quadretti, la clip, la pin, la puntina, i pastelli, ho scritto important, assignment, finished. Sono bellissimi. Io onestamente, devo essere sincera, ho un rapporto un po' di amore e odio con gli sticky notes di Tiger perché spesso sono, per esempio, questi qua che mi piacciono da morire col drago, però purtroppo non riesco a fargli staccare bene la testa. Infatti, vedete, mi si stacca sempre la testa, quindi in pratica non è più uno sticky notes. Questi un po' meglio, decisamente meglio, anzi, però spero che questi siano meglio, poi naturalmente vi farò sapere. Poi spesso, che so, se vi si staccano, questi sono altri più vecchi. Questi due non li trovate più, però sono altri che ho sempre in Tiger. Spesso poi magari non si appiccicano bene, però che vi devo dire, li lasciate lì? Ma assolutamente no, impossibile lasciarli lì. E quindi, a parte che io spesso mi nascondo un po' col lavoro per fare gli acquisti da Tiger, nel senso che questi qua sono carini quando appunto si lavora con i ragazzi perché hanno delle forme veramente simpatiche che quindi catturano un po' l'attenzione, insomma, studiano un po' più volentieri, si studia un po' più volentieri quando si hanno degli strumenti carini, e questo noi lo sappiamo bene, noi appassionati di questo settore. E poi ho preso altre due cose. Allora, questi sono dei divisori per agenda ad anelli, infatti se vedete ci sono i buchi, sono già forati in A5. C'erano anche tantissimi refill non strutturati, c'erano però puntinati oppure, se non sbaglio, a righe, anche quadretti, però non sono sicura, però a me non interessavano, mi interessavano solo i divisori. Sono di plastica, aspettate che li apro. Da notare che ormai per Tiger qualsiasi cosa è un bullet planner. Che c'entra? Questi sono per un'agenda normale, potrebbe anche non essere un bullet. Comunque, svoliamo su questo. Sono fatti così, vedete? Sono molto belli, sembrano quasi vellum. Belli proprio, mi piacciono tantissimo. C'erano in due varianti, c'erano questi con i numeri, questi sono numerati, sono 5 in totale, no, sono 4. Con questa variante con i numeri, se no i numeri c'erano anche a fiorellino, quindi un fiorellino, due fiorellini, tre fiorellini. Io sono un tipo un po' più semplice, più basic, e quindi ho preferito questi qua. Non lo so, avrei in mente, ho un'agenda a 5, un planner a 5 più che altro, e quindi ho in mente già come utilizzarli, probabilmente lo vedrete in un prossimo video. Infine ho preso questo refill pad A5.
Mi viene un po' da ridere perché abbiamo chiacchierato di questo refill con una ragazza, si chiama Monica, che tempo fa aveva un canale, magari la ricorderete, il canale si chiamava Mauri e Moni, comunque io la seguivo sempre, mi manca un po' il fatto che lei non abbia più il canale, comunque siamo, cioè nel senso la seguo tuttora perché ci troviamo in alcuni gruppi, diciamo tema cancelleria. Su Facebook, e quindi le aveva pubblicato questa foto dicendo di aver fatto questo acquisto, e però appunto diceva che ma che cosa servono Tiger? Cioè, perché appunto non riusciva a capire dove andassero, perché hanno questi fori un po' particolari. Lei ha provato, io le ho suggerito che secondo me andavano nei quaderni, quelli lì a spirale, e lei insomma ha provato e dice che non vanno. Io non so, comunque non ho saputo resistere, nonostante avesse avuto già questi imbeccati, quindi già so che probabilmente non andranno bene neanche sui quaderni che ho io a casa, però come fai a resistere, no? E poi alla fine mi sono detta, alla fine, che se non dovessero realmente andare bene per nessun quaderno che ho a casa, posso comunque sfruttare la carta in vari modi, perché vedete ci sono foglie a righe, sempre puntinati, a quadretti, per loro, quindi basta che c'è il puntinato, per loro equivale sempre a una cosa per bullet. Ok, Tiger, va bene. E niente, quindi... li apriamo anche questi. Ah, praticamente ci sono tre, cioè appunto le tre, per ogni fantasia ci sono 20 fogli, va bene. Sono fatti così. Ah, ok. Non l'avevo molto capito, quindi praticamente sono dei blocchetti, comunque pensavo che ogni foglio fosse forato, in un certo senso così, no? Invece è un block notice, così. Beh, questo ha meno senso rispetto a quello che avevo capito io, comunque va bene uguale. Sono dei block notice che potete, forse, adesso vedremo, probabilmente no, inserire in alcuni quaderni, appunto sono fatti così, righe, puntinati, e a quadretti, quadretti non sono... piccoli, ma sono proprio come sono disegnati fuori, sono giganti, non so quanti millimetri siano, aspettate che ve lo dico, anzi, comunque sono 8, da 8 millimetri, da 8 millimetri, quindi un po' grandetti devo dire. Comunque io mi sono munita qua di un quaderno a spirale formato a 5, questo l'ho preso all'Lidl anni fa proprio, boh, comunque ci proviamo naturalmente, provo a metterlo proprio di fuori perché non insomma compilato, non mi va di aprirlo in video, il foro direi che è quello, ci avevo preso, però ci va? Non ci va? Sì dai! Evviva, ci va, sono felicissima. Quindi se avete questi quaderni in A5 con questo tipo di spirale, io ripeto, questi li avevo presi da Lidl, quindi non so, forse adesso Tiger promuove cose per la Lidl, non lo so. Penso che vadano bene anche con quei quaderni di Tiger, quelli con i divisori, sono così, fatti così, però hanno 5 divisori dentro, perché sarebbero fatti per 5 materie differenti. Forse a questo punto potrebbero andare anche in quelli, non lo so, non sono sicura. Comunque sono contenta, veramente contenta che ci vada bene. Quindi, sono soddisfatta. Monica, felicissima, forse abbiamo trovato un quaderno in cui possiamo adattare questi refill. L'ho presi anche perché, anche se avevo avuto questa imbeccata da parte appunto su questo gruppo Facebook da parte di Monica, il gruppo sinceramente non mi ricordo bene quale fosse perché siamo in più gruppi assieme, quindi non vorrei sbagliarmi, non ve lo citerò. Comunque sono stata un po' più fortunata di te, Moni.
l'ho trovato un quaderno in cui può andare bene. Quindi sappiate che se vi interessano questi fogli, vanno bene per questo tipo di quaderno. Costano veramente poco, anche per questo, nonostante il dubbio, ho deciso comunque di prenderli, perché stavano tipo anche questi 1 o 2 euro, tutti questi fogli, forse addirittura 1 euro. E niente, quindi questi sono stati i miei acquisti. Non lo so, se vi interessa qualcosa tra questi che avete visto, probabilmente se andate da Tiger li trovate ancora. Non so, non è detto, vi ripeto, però potrebbe essere. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!